Ponte dell'Oglio, scuola chiusa e risultata inagibile nei controlli antisismici. Le colonne portanti non sono sicure. Serve 1 milione di euro per ristrutturarla. Ha chiesto subito aiuto a Regione e Governo. Si pensa a una soluzione per ospitare i 160 studenti. Anziana rischia di morire per la salmonella, paura per una 91enne che ha contratto il batterio in una casa di cura, risponde alle cure ed è fuori pericolo. L'ASL ha iniziato la profilassi, ogni anno 100 casi nella nostra provincia. Ladri di yogurt arrestati, in manette una giovane coppia che ha assaltato il distributore del latte a Case Nuove. 70 insegnanti escono dal precariato, stamattina assegnate le cattedre a tempo indeterminato, c'è chi arriva da molto lontano per un posto di lavoro. 90.000 euro al campo nomadi, il comune ha approvato un progetto per sistemare le strutture di Torre Razza, interventi su impianto elettrico, idraulico e antincendio. Miss Italia, Arianna continua a sperare, la 18enne piacentina Torre Sendi è stata scelta tra le 4 riserve delle 101 finaliste al concorso di bellezza. Sarò la valletta di Frizzi, ci ha confidato la Miss al telefono. Prosegue intanto l'avventura per l'altra piacentina, Jessica Castelli. Ferriere come un villaggio turistico, successo per Dune 2012, animazioni e spettacoli promossi da Comune e Commercianti.